Buon pomeriggio a tutti, ringrazio gli organi di stampa per la presenza e vi ringrazio anche perché abbiamo leggermente anticipato, ma sono riuscito ad arrivare un po' prima. E poi spesso le riunioni operative, quando sono abbastanza veloci, pur entrando negli argomenti, vuol dire che sono anche efficaci. Quindi io ringrazio davvero il Presidente Acquaroli per l'ospitalità, ma soprattutto per la chiarezza di vedute, per lo scambio che abbiamo avuto unitamente alla sua squadra, agli assessori, all'assessore alla protezione civile, a tutta la squadra della regione che ha partecipato, unitamente al prefetto che è andato via da pochissimo, al sindaco di Ancona. Quello che ci siamo detti sostanzialmente è questo: al di là di richieste di inserire ulteriori comuni che va fatta ovviamente agli organi competenti, noi abbiamo ragionato su quello che è previsto dal decreto 88 che a breve andrà in conversione e soprattutto dalle attività che devono essere in continuità, in un continuum fra l'emergenza e la ricostruzione. Sostanzialmente sono affluite adesso le prime risorse per far fronte agli interventi di somma urgenza e così come ho detto questa mattina a Forlì, sostanzialmente la struttura ha come obiettivo principale in questo momento, anche su indicazione del Presidente Onorevole Giorgia Meloni, di affrontare da subito quelle che sono quella che è la messa in sicurezza del territorio, della viabilità, e quindi continueremo con le attività in somma urgenza che verranno interamente coperte e i comuni saranno ristorati, quindi poi ovviamente il Presidente provvederà a informare il Presidente della provincia di Pesaro Urbino, i comuni interessati, sul continuare ad andare avanti con le opere di somma urgenza, e abbiamo già inviato dalla struttura delle indicazioni, anche dei format procedurali per inserire quelli che sono quello che è il quadro esigenziale per ciò che riguarda gli interventi di messa in sicurezza che vengono reputati urgenti. Dopodiché passeremo a fare a scrivere i piani speciali previsti dal decreto e in cui saranno ovviamente inseriti i territori delle Marche che sono stati oggetto degli eventi alluvionali. Ovviamente per fare questo mettere in campo dei gruppi di lavoro in cui oltre alla struttura commissariale ovviamente saranno inserite la regione, la provincia e i comuni e soprattutto l'autorità di bacino, quindi distrettuali di bacino, e stiamo facendo delle convenzioni col mondo accademico, con le università al fine di avere ovviamente anche una scientificità di questi piani che andremo a delimitare e sulla base dei quadri esigenziali che ci daranno il territorio ovviamente poi verranno fuori le progettualità per quello che è un discorso di prospettiva, quindi saranno delle progettualità per la messa in sicurezza di prospettiva, per la rete viaria di prospettiva, per laddove necessario i recuperi urbanistici, architettonici, tenendo presente che ci sono dei paradigmi che stanno cambiando, che sono cambiati, quindi i dati delle serie storiche potrebbero non essere più validi e in questo ci aiuteremo con i dati che ci daranno e le indicazioni e le tendenze della comunità scientifica. Questo è quello che avevo da dire oggi, grazie. Grazie a lei, Generale. Io volevo cogliere l'occasione per ringraziare lei e il governo per l'attenzione nei confronti del territorio marchigiano. Come ci siamo detti nella riunione di natura tecnica, il nostro è un territorio che è stato marginalmente colpito rispetto a quelli che sono le precipitazioni che sono accadute in Emilia Romagna. Però, nonostante una differenza questa volta che ha salvato parzialmente il territorio marchigiano, sicuramente ci sono stati dei problemi in alcune zone. Una parte è stata riconosciuta già dalla Protezione Civile Nazionale, inserita in un'ordinanza, un'altra parte è molto ampia in valutazione. Vedremo l'evolversi di questa valutazione nelle prossime ore. Intanto noi la ringraziamo per
la sua visita, per la disponibilità, per l'indirizzo che ha dato alla gestione di questa emergenza, e con la nostra struttura collaboreremo a fine di mettere in sicurezza e ripristinare la normalità e anche avere la massima attenzione nei confronti delle famiglie e delle imprese colpite nel più breve tempo possibile, al fine di dare, diciamo, non solo delle risposte ma anche una prospettiva di sicurezza al nostro territorio. Beh, 1-2 la accettiamo. Anno e anche quello che trapela dai giornali, no? I sindaci dei territori colpiti chiedono la ripresa. Allora, che risposte dà da commissario su questo, sul discorso dei tempi, cioè i tempi necessari per arrivare a una stima completa, i tempi per passare dall'emergenza alla ricostruzione? Guardi, i tempi sono questi. Intanto dobbiamo continuare l'azione sulla sommergenza, quindi tutti i cantieri aperti vanno portati a termine. Se ci sono dei lavori che sono già stati affidati ma ancora non cantierabili perché si pensava all'afflusso delle risorse, posso già dire che la struttura coprirà queste attività. Quindi ci stiamo già accordando su che cosa ci deve mandare la regione come diciamo indicazioni di tipologia di attività da fare, e li faremo. Nel frattempo pensiamo a dei lavori urgenti da fare da qui diciamo all'autunno prossimo, e poi i piani sono di prospettiva, quello che diceva lei. Chiaramente il piano si farà in X mesi secondo quelle che sono le tempistiche dettate dal decreto, e dopo esiteranno delle progettualità che però sono legate ad attività di messa in sicurezza di lungo periodo, ma il breve periodo va fatto immediatamente, cioè bisogna farlo ora. No, vabbè, ma quello, voglio dire, non era legato, il mio era un discorso legato al fatto che spesso si dice fretta, fretta, fretta va bene, però dico facciamo bene e veloce, era questo, non c'era nessuna voglia di fare alcun tipo di polemica, grazie. Quanto dell'area, diciamo, di competenza della struttura commissariale, di quale estensione stiamo parlando e a quali step siamo arrivati, quali saranno i prossimi step, includere anche altri comuni danneggiati dalla città? Ma vede, l'ha già detto il Presidente, stanno facendo degli studi e interlocuzioni con la Protezione Civile. Io sono un gestore, cioè nel decreto c'è scritto questi comuni e io vado su questi comuni. Diciamo, la fase di delimitazione e perimetrazione doveva essere fatta un po' prima, però chiaro, c'è sempre modo di rivedere qualcosa se è da rivedere. Io in questo momento mi concentro sul noto, fermo restando che poi siamo aperti a qualsiasi altro tipo di ingrandimento dell'area del perimetro. Vabbè, grazie.